Presentata la nuova edizione del festival Fare Leggere Tutti, la sinergia di diverse discipline artistiche per promuovere la diffusione della lettura di testi classici nei ragazzi delle scuole medie di Solarolo e Castel Bolognese, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Unione della Romagna Faentina e dal Comune di Castel Bolognese. Al centro del percorso, come sempre, il tema del viaggio, nel senso soprattutto del viaggio verso una maturità superiore. Un festival di lettura che ha uno sviluppo particolare, nel senso che partiamo da un testo classico della letteratura che esploriamo attraverso diversi linguaggi, il linguaggio della danza, il linguaggio cinematografico, il linguaggio canoro, insomma diverse sono le modalità di avvicinarci a questo testo. E lo facciamo durante quest'anno scolastico perché il nostro partner più importante dal punto di vista culturale è la scuola, l'istituto comprensivo di Castel Bolognese Solarolo, perché i destinatari del nostro lavoro sono i ragazzi delle scuole che vogliamo aiutare a leggere e a capire come da un libro si possa passare anche ad altri tipi di linguaggi, quindi a vedere il film, a vedere un balletto, a vedere delle pitture, insomma la pluralità dei linguaggi è l'obiettivo del nostro festival. Ecco, il testo scelto quest'anno qual è? Il testo scelto quest'anno sta dentro a un macro argomento che è il viaggio, e il testo è Don Chisciotte della Mancia ed è il libro appunto di Michele de Cervantes, è un testo classico della letteratura. Noi ci teniamo molto a ragionare sui classici perché molto spesso i classici non vengono molto studiati, e invece secondo noi se un testo è diventato un classico vuol dire che ha un valore aggiunto che secondo noi è bene far conoscere ai ragazzi. Ecco, un testo impegnativo, un testo anche divertente, un testo con molte letture per i ragazzi. Appunto, un testo con molta lettura. Noi comincerà il 10, che facciamo un galà di danza con scuole di danza che vengono a Castel Bolognese da diverse regioni italiane, prima cosa. Seconda cosa, faremo in gennaio, in febbraio, entro marzo, insomma, faremo un film, proietteremo per i ragazzi il film Don Chisciotte di Orson Welles, poi faremo la proiezione di un balletto e sia un coreografo, ma prima uno che si occupa di critica cinematografica verranno a parlare i ragazzi professori, poi faremo un'operazione interessante con una professoressa dell'Università di Genova sulla letteratura dell'infanzia, fantasticando con Don Chisciotte, e poi altre cose che stiamo mettendo in piedi, insomma. Federico Lega, per Faenza Web TV.